Che succede, direttore? Dobbiamo rifare la prima pagina. 1864, Alexandre Dumas pubblica sull'Indipendente un racconto a puntate sulla storia di Pietro Monaco e di sua moglie Maria Oliverio. Vicende della Presila Cosentina intessute nella storia d'Italia. Pagine di delitti, passioni, processi, famiglie, boschi della Sila, carceri e tribunali. La ricostruzione nei minimi particolari, dopo lunghe giornate trascorse negli archivi storici, arriva dopo 150 anni con Peppino Curcio, storico di Pedace, autore del libro Cicilla, la storia della brigantessa Maria Oliverio, del brigante Pietro Monaco e della sua comitiva. Curcio colloca le vicende dei briganti calabresi nelle pagine del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. Cicilla era una brigantessa, non una truda. Una che imbracciava il fucile, che sparava, che era cavallerizza, che partecipava agli agguati. Era una donna protagonista del suo tempo, sicuramente una sanguinaria, però che si commuove quando commettono gli altri delitti e che però riesce a ricattare anche. C'è un contributo all'Unità d'Italia, ma c'è anche una grossa rivendicazione filo-borbonica. Pagine di storia diventate film, Cicilla e le sue passioni impresse sul grande schermo, le contraddizioni di un personaggio complesso, di un'epoca e di una parte geografica dell'Italia meridionale. E cacciata Teresa! Sì, l'è ammazzata. Ma signor Luaco, vieni, fa quello che vuoi. Maria Oliverio, detta Cicilla, era nata a Casolebruzio nel 1841. Aveva sposato a 17 anni Pietro Monaco, andando a vivere a Macchia di Spezzano Piccolo. La futura brigantessa uccise la sorella per gelosia, con grande ferocia. Si unì alla banda di briganti del marito, fu processata a Catanzaro con 32 capi di imputazione. Cicilla è un film prodotto dal basso, dal volontariato del Circolo Culturale Prometeo 88. Condivisa anche la regia, tre amici per un film, Pari De Gallo, Giuseppe Salvatore e Mario Catalano. Perché va visto questo film? Va visto intanto perché è storia, non è romanzato, non è inventato nulla, è tutto storia. E poi è interessante sia per chi è del territorio, ovviamente perché è la propria storia, le proprie radici, ma noi consigliamo a tutti di vederlo perché si va a vedere uno di quei piccoli tasselli della storia generale dell'Unità d'Italia che molte volte non si sa perché a scuola non ci insegnano queste cose, non ci fanno vedere questi aspetti della storia. Piaggio, sei tu? Qui nel centro storico di Casolebruzio, la casa natale di Maria Oliverio di Cicilla. Giuseppe Salvatore, questi sono i luoghi della protagonista. Sì, qui nasce Maria Oliverio il 30 agosto del 1841 da Giuseppina Scarcella e Biagio Oliverio. Anche se da alcune ricerche fatte nell'archivio comunale si presume che qui lei è nata, ma poi si è trasferita più in là nel centro storico del paese con la sua famiglia. Insomma, fa un certo effetto sapere che questa brigantessa è nata qui, giocava qui, viveva qui. Attraverso i luoghi e attraverso proprio le tradizioni popolari, cioè quello che ci ha tramandato la gente, abbiamo potuto unire la tradizione, cioè quello che si dice popolarmente, con le ricerche storiche fatte da Peppino Curcio. Parliamoci chiaro tra di noi. Senza questi metodi l'Italia non si unisce. Mario Catalano, un film condiviso, un film corale. Sì, volevamo sottolineare questa cosa. Il film ha visto la partecipazione veramente, veramente, non solo a titolo gratuito, ma veramente di tantissima gente, a cominciare dagli attori, dai tecnici, pensate che sono circa 70 comparse e quindi siamo molto soddisfatti anche di aver coinvolto un po' tutti quanti i nostri paesi e anche i paesi vicini. Tre registi, una cosa molto originale, un team di registi, ma chi decideva? Questa è una domanda un po' difficile, però devo essere sincero, ci siamo divisi veramente, siamo molto amici, questa è la verità, il nostro vantaggio è stato che siamo amici e quindi non è stato difficile poi sul set, anche perché non abbiamo tantissima esperienza, allora c'era tantissimo da fare, ognuno ha fatto la sua parte e non abbiamo avuto problemi in questo senso.
le riprese negli stessi luoghi delle vicende narrate da Curcio, con un esercito di persone coinvolte tra protagonisti e comparse, Cicilla e Anna Maria Aquino, mentre Francesco Morrone e Pietro Monaco, attori come Giovanni Turco nel personaggio di un avvocato e tante figure popolari. Il suo nome è Maria Oliverio, nata a Casolebruzzo il 30 agosto 1841, da Biagio Oliverio e Giuseppina Scarcella? Sì. Signor io. Devo dire che è stata una esperienza straordinaria, intensa, un'avventura per me entrare nella vita e nella sfera emotiva di questa donna incredibile. È una donna dalle forti passioni, Cicilla, delle passioni che diventano a un certo punto talmente fatali da diventare ingestibili. La verità è che era illa e ne aveva fatte tutti i colori. Era illa la prigoniera a casa. Era illa chi voleva un marito, ma o per sì o per forza. Anna Maria, qui un'altra scena importante, questa porta, questa casa, eh? Sì, questa porta ricorda sentimenti intensi, perché qui è stata girata una delle scene, diciamo la scena, credo, clou della storia di Cicilla, quella che la consacra ormai direttamente alla vita del brigantaggio e alla banda Monaco. Oh, che disgrazia! Francesco, che esperienza è stata questa per un attore non professionista, ma comunque appassionato di teatro e adesso nel cinema? Un'esperienza stupenda, perché è la prima volta che io interpreto una parte in un film. Mi occupo sì di teatro a livello amatoriale, ma in un film di questo calibro, poi, perché fa riferimento alla nostra storia, la storia dei nostri paesi. Un film che sta piacendo, eh? Sì, ha riscosso un sacco di successo, l'abbiamo ripetuto con diverse repliche e abbiamo fatto sempre il pieno lì al cinema. In dialetto? Un film girato in dialetto, perché ci sembrava giusto anche trasmettere le emozioni vissute dai personaggi attraverso la loro lingua e il loro modo di parlare. Insomma, vedete il film Cicilla perché? Allora, venite a vedere Cicilla perché innanzitutto questo è un progetto che è il risultato della passione e dell'impegno di tante persone. E poi perché Cicilla racchiude il fascino della storia vera. Il fascino della storia del brigantaggio calabrese, però inserito in un contesto più vasto che quello del Risorgimento italiano.